Nella tappa abruzzese dell'ultimo girone, i Litfiba hanno chiuso il tour celebrativo dei loro 40 anni di musica. In piazza Martiri della Libertà a Teramo, ieri sera migliaia di persone di generazioni diverse, arrivate fin dalla mattina anche da fuori regione, hanno cantato con Piero Pelù i più celebri brani della band fiorentina nata nel 1980, che ha scritto un'importante pagina di storia del rock italiano e che proprio con l'ultimo girone a Teramo ha voluto salutare i suoi fan, almeno secondo quanto annunciato dai Litfiba stessi, che causa Covid sono stati costretti a posticipare il loro quarantennale al 2022 con una tournée partita nei teatri e conclusa in piazze e arene. A incendiare la serata dal palco di Piazza Martiri ci ha pensato Piero Pelù, accompagnato dallo storico chitarrista di sempre, Federico Ghigo Renzulli, insieme a Luca Martelli alla batteria, Fabrizio Simoncioni alle tastiere e Dado Neri al basso. Le 4X, 10 in numeri romani della scenografia del palco, hanno voluto rimarcare i 40 anni di successi dei Litfiba, dal 1980 ad oggi. Nel 1999, la parentesi decennale del distacco dal gruppo di Piero Pelù, che separandosi dalla band, intraprende la carriera da solista, salvo poi tornare nei Litfiba nel 2009. Oltre 160 le pubblicazioni musicali, con pezzi intramontabili come Il Volo, Regina di Cuori, Proibito, Vivere il tuo tempo e Fata Morgana. Prendendo spunto dalla visita mattutina di Papa Francesco all'Aquila per la perdonanza celestiniana, Pelù ha battezzato ironicamente i suoi fan sulle note di El Diablo, uno dei successi dei Litfiba più iconici di sempre. Cantando Woda Woda, ha ribadito invece l'importanza dell'acqua in questi anni terribili di carenza idrica, complice il cambiamento climatico in atto, invitando tutti a riflettere e a fare la propria parte. Non sono poi mancate riflessioni sul complicato scenario politico nazionale e internazionale, con una citazione sui paesi in guerra nel mondo e un inno alla pace come unica vittoria possibile. Cala così il sipario su uno dei gruppi italiani più amati e longevi di sempre, che ha saputo unire generazioni diverse sotto l'egida del rock. Ma forse, cantando con Piero Pelù, lo spettacolo deve ancora cominciare, e in fondo i fan ci sperano, perché un addio dalle scene sarebbe davvero troppo. WHAT